Missioni.
Ehi, Panam. Così tu sei lì. La mia auto? Perché ti importa? Cosa ha questa che non va? L'ho presa in prestito, non è mia. Ti ho chiesto dov'è la mia auto. Possiamo aiutarci a vicenda. L'ha detto Rogue. Dovevo immaginarlo. Ok. Dimmi tutto quello che sai. Oppure torna da Rogue a dirle di andarsene a fare in culo. Ehi, su. Ti dai una calmata? Non dirmi che devo fare. Ok. So dove trovare la merce e la tua auto. Ma se ci vai da sola, non le riavrai. E potresti perdere anche qualcos'altro. Quindi escogitiamo un piano. Che cosa vuoi? Devo intercettare un trasporto della Kang Tao. Voglio sapere se posso contare su di te. Ma che cazzo ti passa per la testa? Riguardo a te o al lavoro? La V della Kang Tao dovrebbe passare sopra Jackson Plains. Pare che sia un bene. Sì, ne dubito. A bordo ci sarà un tizio. Devo parlargli. Cazzo. In cambio, ti do informazioni sulla tua roba e ti aiuto a recuperarla. Ci stai? Non so, io... Merda! Ok, va bene. Ma se vuoi il mio aiuto, prima dobbiamo riprendere la mia Thornton. Allora, dov'è? Pensavo ti importasse più della merce. Fanculo la merce! Con quel mezzo posso accettare qualsiasi incarico di trasporto. Senza posso consegnare solo pizze. Forse. So di un incontro a Rocky Ridge. Dovresti sapere dov'è. La macchina è lì e la merce pure. Nash, figlio di puttana! Io ti strangolo! Nash è un tuo chum? Ti ha dato il ben servito? Non chiamarlo così. Ok. Socio. Ex. Se si può dire così. Lo Shiv mi ha fregato. Mi ha rubato l'auto e la merce. Immagino che ora voglia vendere tutto a Rocky Ridge. Beh, lo aspetta una bella delusione. Rocky Ridge. Andiamo. Aspetta, devo rifletterci un po' su. Cazzo, sì. Ci servirà una mano. Dobbiamo fare una breve tappa prima. Mi vuoi dire dove? Dammi un secondo. Devo chiamare il cliente e convincerlo a dare buca al bastardo. Vuole tagliare fuori Rogue dallo scambio. Ha fegato la ragazza. O è più idiota di quanto sembra. Boss, ehi. Nash ti porterà la merce a Rocky Ridge. Il fatto è che il figlio di puttana mi ha fregato. Boss, ci penso io. Ti chiedo solo di darmi una possibilità. E dai, Boss. Quante consegne ho fatto per voi? E quante volte ho fallito? Hai la mia parola. Di sera? Ok, no, non annullare lo scambio. Tu non presentarti. Penso io a tutto. C'è bisogno di chiedere. Certo che sì. Grazie, boss. Non te ne pentirai. Ok, ho guadagnato un po' di tempo. Hai dato al tipo la tua parola e lui si è fidato? Ti stupisce? Si chiama avere una reputazione. Dovresti fartene una anche tu. Che cazzo è, boss? Non ci darà grattacapi, spero. Boss è un tipo a posto. Sesta strada. Lavori per le gang? È contro le regole? Anche loro muovono della merce. E a me servono i soldi come a tutti. Quindi? Ora dove andiamo? All'accampamento degli Aldecaldo. Devo vedere gente del vecchio clan. Non sembri molto felice. Non sono affari tuoi. Ho ancora degli amici lì. Bene, andiamo. Sali. Dove hai preso l'auto? Dal vialetto di una villa di rancio? Sì, esattamente. È un problema.
Per me? No, per niente. I gusti sono gusti. Vaffanculo! Quanto dista il campo? È appena fuori città. Prendiamo la nona e poi andiamo a est. Come ci sei finita in questa merda? Mi piaceva il colore. Il deodorante e il seggiolino erano in omaggio. Sai che non parlo dell'auto. Che cazzo vuoi che ti dica? Che non voglio farla passare liscia al mio socio per avermi derubato? Che la mia fixer mi ha fatto fare la figura dell'imbecille? E tu? A che cazzo ti serve quel coglione della V? Il coglione ha delle informazioni che mi servono. E mi servono in fretta. Ma perché non mi ha detto che sapeva di Nash? Rogue, meglio non chiedersi cosa le passi per la testa. Quella stronza mi sta davvero sul cazzo! Rogue è la regina dell'Afterlife. Muove le sue pedine come le pare. Mi hai chiamata pedina? Ho visto che tipo è. È arrivata dov'è perché sa capire le persone. Non è strano che si tenga delle informazioni per sé. È il suo mestiere. Beh, per me è solo una stronza bugiarda e manipolatrice. Mi ha fatto lavorare lei con quel Raffen, lo sai? Cosa? Nash è un Raffen? Già, gira con i Raid. La banda di Raffen più grande della zona. Sai chi sono, no? Sì, nomadi buttati fuori dai clan. Sì, per lo più. E i nomadi non buttano fuori la gente senza motivo. Quindi puoi immaginare, assassini, stupratori, pazzoidi. Formano squadre. A volte vere e proprie bande. I più sono ricercati e hanno una taglia sulla testa. Cazzo. E quella stronza mi ha fatto lavorare con gente del genere. Avrà avuto i suoi motivi. Ma non mi dire. Rogue non apre mai la bocca senza aver prima valutato i pro e i contro. Sa sempre cosa dire e cosa tenere per sé. Ok, ci siamo quasi. Tiriamo su i miei amici e andiamo a Rock Ridge. Bene, bene. Guarda un po' che abbiamo qui. È un fantasma oppure ho bevuto troppo? Fanculo anche a te. E lei chi è? La mia babysitter. Vi, questi sono Scorpion e Mitch, due vecchi amici. Ehi, ragazzi. Ciao. Qual buon vento ti porta qui, ragazza di città? La metropoli è troppo piccola per lei. Hai idea di quanto si incazza il vecchio se ti rivede qui? Sono solo di passaggio. Non c'è bisogno che solo lo sappia. Ci serve aiuto. Per cosa? Di che parlate? I Raffen hanno fottuto Panam. Dobbiamo fargli capire che hanno sbagliato. Quanto ti hanno fottuto? Abbastanza da convincermi a sorbire le vostre stronzate. Sai che faremo di tutto per te. Ma ora non possiamo. Sul serio? Non mi aiutate? Il vecchio ci ha detto di restare qui a sistemare quei generatori. Le batterie sono andate. I generatori? Non mi aiutate per dei cazzo di generatori? Cos'è, uno scherzo? Ce la caveremo da sole. Taci. Non fare lo stronzo, Mitch. Aiutatemi. Stavolta no. Serviamo qui. Cazzo, non ci credo. Quindi ve ne state qui a cuccia perché l'ha detto Soul? Non ve ne frega un cazzo di me! Panam. Non è per Soul, è per il clan. Lo sai. Ascolta, non possiamo lasciare il campo. Ma Soul non ha detto niente sull'equipaggiamento.
Ok. Bene, mi serve il tuo fucile. E un po' della mia roba. Prendi tutto quello che vuoi. E cerca di stare attenta. Grazie, ragazzi. Prendo la roba e tolgo il disturbo. Dovrai accontentarti di me. Mm-hmm. Sei delusa? Non so. Forse un po', sì. Ehi, Panam, ti fermi un po'? No, me ne vado tra poco. Parliamo la prossima volta. Ciao, Panam. Hai portato qualcuno di nuovo. Sol, lo sa? Non sono affari tuoi, Bella. Mi aiuti con questa? Cosa c'è dentro? Un po' di roba che dovrebbe farci comodo. Prendila. Ok, è tutto. Andiamo. Ti sei chiarita con Sol? Torni da noi. Panam, poi passi da me, tesoro. Un'altra volta, Ellie, promesso. Allora, me ne vado. Sì, sì, su, dai, muoviti. Fatti sentire qualche volta. Tienila d'occhio, B. Buttala dentro. Possiamo andare. Salta su. Si direbbe che tu abbia un problemino con l'autorità. Cosa? Rogue, Sol, è il tuo capo? Il loro capo. Sembravi impaziente di andartene da lì. Diciamo solo che Sol non sarebbe felice di vedermi. Come mai? Il motivo per cui siamo venuti in California era che aveva promesso un cambiamento per gli Aldecaldo. Diceva che avremmo voltato pagina. Ma hai visto anche tu. Abbiamo una manciata di tende e un mucchio di sabbia. Gran bella terra promessa. Io volevo qualcosa di diverso, di migliore. Ma solo un vigliacco di merda. Manderà a puttana il clan, ne sono sicura. Mitch e Scorpion sembrano a posto. I migliori amici che una ragazza possa avere. Sarei rimasta anch'io se fossi stata nei loro panni. Fanculo solo i generatori, però. Il clan prima di tutto. Ma non ne faccio più parte. Ti considerano ancora una di loro. Tengono molto a te. Mm-hmm. Tu hai qualcuno che ti sta a cuore? Non al momento, no. Magari è solo una questione di tempo. Ok. Quei due erano militari? Scorpio e Mitch? Sì, panzeristi. Hanno combattuto per soldi nell'ultima guerra. Panzeristi? Pilotavano quei cargo enormi? Scorpion pilotava, Mitch era nella sicurezza. Hanno rimediato degli impianti bellici da urlo e incubi ricorrenti davvero incasinati. Rocky Ridge, un buco polveroso in mezzo al nulla più assoluto. Gli abitanti si sono trasferiti a Night City o se ne sono andati e basta. Allora sai tutto quello che c'è da sapere. L'intera zona era in attesa che venisse costruita un'estensione dell'autostrada. Doveva ridare vita alla città. Ovviamente non è successo. Quante città fantasma ci sono in giro? Centinaia? In tutto il paese? Migliaia. L'altro giorno stavo guidando sulla I-80. Basta fermarsi un attimo quando fa buio e non c'è nessuno in giro. È lì che lo senti. Cosa? Il vento che soffia tra le assi che sbarrano le finestre. I rami che rotolano sulla terra secca. È così che muoiono le città. Non con uno schianto, ma con un sussurro. Un lamento.
Ok, siamo arrivate. Che facciamo? Ci prepariamo a dare il benvenuto ai Raffin e abbiamo poco tempo. Ci toccherà improvvisare. Diamo un'occhiata in giro, cerchiamo qualsiasi cosa ci possa servire. Rocky Ridge non potrebbe essere più morta. È tutto a pezzi, non funziona niente. Allora, trovato niente? No, niente. È tutto staccato. Ci inventeremo qualcosa. I Raffin arriveranno qui col buio. E noi gli faremo trovare una bella sorpresa. Ci serve solo un po' di corrente. Controlliamo i trasformatori. Ok. Non preoccuparti! Vieni giù! So come sorprendere quei bastardi! Bene, allora. L'incrocio prende corrente da quei trasformatori, giusto? Il quadro elettrico sul tetto. Attiviamo l'interruttore lì e tutto si accenderà come a Natale, ok? Ottima idea. Ci servirà un po' d'energia. Cerco un modo per entrare. Ottimo. Probabilmente saranno tanti, non sappiamo quanti. Dobbiamo farli fessi e raggiungere l'auto in qualche modo. Rilassati. Ho qualche idea. Voglio fare un giochetto con loro all'incrocio. Cazzo, perfetto! Appena vedranno le luci andranno a controllare chi, come e perché. Boom. Sì. Prima accendiamo il terminale di sotto. Il quadro sul tetto è un rottame inutile senza quello. Forza, diamogli una botta con la batteria della macchina. Dovrebbe bastare. Aspettami alla sottostazione. Vengo lì con l'auto. Il pannello sembra in buono stato. Bypasso il circuito e collego l'alimentatore. Dovrebbe funzionare tutto. Dobbiamo solo dare corrente. Prendi i cavi dal bagagliaio. Lo facciamo partire con la batteria dell'auto. Cavo rosso collegato. Dammi un secondo, devo attaccare tutto qui. Fatto. Ora quello nero. Ormai è andata. Ma questa vecchia carretta ha fatto il suo dovere. Ok, ci siamo adesso. Accendi il terminale dentro e quando hai dato corrente, sali su quel tetto. Va bene. Io mi sistemo sulla torre. Avremo tutto l'incrocio su un piatto d'argento. Accendi gli interruttori quando ti do il segnale, capito? Sì, signora.
ed entra. Tanto nessuno ti chiederà i danni. Adesso il quadro a corrente. Grande! Ci sarà da divertirsi all'incrocio. Mettiamoci in posizione. E ora aspettiamo. Ricordati, appena li vediamo, dai corrente. Da che parte arriveranno i Raffen? Hai idea? Direi da nord-est, dalla strada mai ultimata. Capito. Coprimi nel caso. Certo. Ecco che arrivano. Con la mia Thorn, la vedi? Difficile non notarla. Prendiamoli di sorpresa. Cerchiamo di fare piano. Se succede qualcosa, inizio a bersagliarmi, ok? Perfetto. Dov'è quello stronzo di boss? Voi, aspettateli qui. Su, preparati. Diamo inizio alle danze. Sia fatta la luce. Prendi lo shard della macchina, ce l'ha l'autista. Porto via la macchina, non rischiamo. Ok. Mettiamoci al confine della città, allora. Non affezionateci troppo. A presto. Oh.
Spostati, guido io. Ecco. Che cosa aspetti? Non vedevi l'ora, eh? Finalmente. Eh? Niente male la carretta. Davvero da paura? Non mi sorprende che la rivolessi. È la mia bambina. Visto? Ce l'abbiamo fatta anche senza Mitch e Scorpion. Ascoltavi, non è ancora finita. No! Hai la roba, hai la macchina. Non ho preso Nash, che non era a Rocky Ridge. Il bastardo non è venuto. Volevi solo vendicarti, fin dall'inizio. Che cazzo ne sai di me? O non sei onesta con me, o nemmeno tu sai che cosa vuoi. Non so quale delle due sia. Ascoltami, porca puttana! So dov'è il loro nascondiglio. Prenderemo la vecchia strada mai finita. Non se l'aspetteranno mai. Fidati. Vi? Prima concludiamo l'accordo con la sesta strada. Poi parliamo di Nash. Poi? Quando? Quando avrà saputo del casino a Rocky Ridge? Se andiamo adesso, possiamo ancora sorprenderlo. Vuoi davvero assaltare il covo dei Ruffin ora? Con in mano la roba che hai appena recuperato? La roba non soffrirà. Vi, devo farlo. Lo capisci? Va bene. Dov'è questo nascondiglio? A un tiro di schioppo da qui. Grazie, Vi. Quel bastardo di Nash. Mi fidavo di lui. È stato il mio primo socio dopo che ho lasciato gli Al De Caldo, quando sono arrivata a Night City. E avevo piena fiducia in lui. La vendetta non vale quasi mai il rischio. La ragione sull'istinto. Un punto di vista interessante, ma farò a modo mio. Pronta? Prendiamolo.
per confermare. Avrà mia figlia tutta la mia. Spero che non lo faccio occhiarsi! Che avevi detto? Impara a risolvere i tuoi problemi, rimedia i tuoi errori. Nash è morto, un errore rimediato. Contenta? E la roba dell'istituzione? Nash non può più consegnarla. Ma se me lo chiedi gentilmente, forse posso darti una mano io. Darmi una mano? Grazie, sono commossa. Ma mi sono già presa la mia fetta, tesoro. Temevo proprio che avresti dimenticato gli affari mentre andavi in giro a vendicarti. Cazzo! Questa storia con Rogue, perché non lasci perdere? E perché dovrei? Perché non dovresti sprecare il tuo tempo con lei. Andiamo. Questa Rogue è proprio una stronza senza cuore. Mi sa che ha perso la bussola. Vuoi dirmi che prima era tutta sorrisi? Quello mai. Ma sa com'è stare dall'altra parte. Secondo me le servirebbe una bella scossa. Ehi, boss.
Ho la tua roba. No, niente trucchi. Incontriamoci al Sunset Motel. Lo so che non scherzi. Ci sarò, contaci. Ok, ho fissato l'incontro. Concludiamo l'affare e iniziamo a pensare a Hellman, ok? La Sesta non cercherà di fregarci? Ho già lavorato per loro. Non mi hanno mai fatto scherzi. Spero sappiano cosa è meglio per gli affari. Sunset Motel, che posto è? Un posto sicuro. Non è lontano da qui. Sembra divertente. Sono qui. Fa parlare me. Guai in vista? No. Almeno non credo. Ehi, boss. Panam! Come sta Nash? Non risponde più al telefono. Fossi in te, non sprecherei altro tempo a chiamarlo. Hai le palle, ragazza mia. E non poco. E questa cos'è? Per caso è in omaggio? Socia. Ecco, roba di prima qualità. Mm-hmm. Allora, tutto ok? Controlla il tuo conto. Tra un paio di minuti sarà bello pieno. È stato un piacere, ma credo che sia Rogue a dovermi pagare. Non sei male. Ti sei guadagnata una mancia. Andiamo! È andata bene. Vieni, facciamoci un drink. Raffen spazzati via, Sesta strada contenti. Una buona giornata per Panam Palmer. La giornata è ancora lunga. Hai ancora tempo per farmi incazzare. Ciao, Noah. Ehi, nuovi affari o nuovi amici? Prova a indovinare. Tutto bene qui? Quegli ubriaconi si sono fatti ancora vivi? E Raffen? Nah, tutto tranquillo. Prima o poi torneranno. A questo posto ha visto di peggio. Cosa posso portarvi? Brosef, per due. Quindi il pacco per la Sesta, cos'era? Non hai sbirciato. Ballo per idolo. Droga per i cyber psicopatici tra di noi. Li smerciano? Sì, hanno dei giri. Cliniche illegali, bisturi. Beh, brindiamo alla tua torna. Grazie di tutto, socia. Dammene un'altra. Grazie, Noah. Salute. Fammi sapere se vuoi qualcos'altro. Yalde Caldo. Pensi che tornerai mai da loro? Cioè, non subito, ma un giorno? Non saprei. Da una parte, non ho nessuno al di fuori del clan. Cazzo, è l'unica vita che conosco. E dall'altra? Senza il clan, chi sono? Chi diventerei se stessi a Night City? Mister Stat, tutta la notte.
Non ha potenziati di volare. Non creare problemi. Sì, problema. Puoi sempre provarci e vedere chi diventerai a Night City. Ma questa città non gioca sempre pulito. Non so se vale la pena di sacrificare i tuoi amici. Intendi Mitch? Scorpion? Nah. Prima o poi la città ti inghiottirà, Panam. Non dovrai nemmeno tagliare qualsiasi legame ti sarà rimasto con gli Aldecaldo. Lo farà Night City. Tu! Mi sa che ci penserò. Parlo proprio con te. Hai tutto quello che desideri dalla vita? Fammi indovinare. Le patatine buffite, l'acqua rovinosa del rubinetto, l'ennesimo omicidio fuori dalla finestra di casa? I Raffen. Abbiamo finito con loro? Oh, no. Gli Shiv sono come gli scarafaggi, non te ne sbarazzi mai. Ma per un po' staranno tranquilli. Devono riprendersi e rimettersi in forza. Scrivi la parola. Ok, parliamo un po' dei miei interessi. Qual è il piano per Hellman? Ho ideato un piano, una prima bozza. Ma devo dormirci su per finirlo. Poi potremo parlare dei dettagli. Ci conviene prendere delle stanze qui, per rimanere in zona. Ci mettiamo al lavoro verso mezzanotte, così non ci faremo notare. D'accordo? Scrivi spazio al 7299. Fallo adesso. Crystal Palace. Vivi al massimo dentro al vuoto cosmico. L'anno scorso, ben 32 corporazioni sono state interamente esentate dal consiglio di Night City dai loro obblighi fiscali. Mm-hmm. Buona idea, facciamo così. Bene, allora è deciso. Noah, prendiamo due stanze. Solo per stanotte. Vado a fare un pisolino. Ci vediamo dopo. La catastrofica necessità dell'opportunità brutta 99 favorevoli e un sacco. Io ero quell'unica voce contraria. È necessario dire cosa succederà alla legge se voi, cittadini di Night City, sceglierete me come sindaco. Sì. Ora che ci penso, qui non avete l'NCPD a infastidirvi e neanche le ispezioni corporative. Hai qualcosa di insolito che non troverei in città? Scommetto che troverai qualcosa. Che cosa vendi? Armi da fuoco, le migliori di tutte le Badlands.
aiuto? No, non preoccuparti. Ho quasi finito. I Raffen l'avevano ridotta proprio male. Nuovi episodi. Hai dormito bene? Non mi lamento. E tu? Dormito bene? Sì, come un sasso. Ti è venuta qualche idea? Per Emma, intendo. In effetti sì, mi è venuta. Ascolta. Ok, dimmi. Noi siamo la chiave, il tronchese è la V, e il cacciavite è il punto in cui la V dovrebbe poggiare in noi. Ti starei chiedendo come faremo ad abbatterlo. Con la tua mitragliatrice? Quella ci tornerà utile altrove. Con quel calibro scalfirebbe a malapena la corazza di un mezzo pesante. No, ci sono altri modi. Ecco, la morsa è la nostra soluzione. Una centrale satellitare. Una centrale? Aspetta, vorresti usare un EMP? Bingo! Ma come? Non possiamo generare quel tipo di impulso a comando. Vuoi scommettere? Raggiungiamo il sistema di collettori energetici, entriamo e bypassiamo i comandi togliendo i limiti. Appena la V sarà a portata, attiveremo un turboimpulso elettromagnetico. Dovrebbe friggere i sistemi della... Quindi comandi, navigazione... E comunicazioni. Tutto spento in un batter d'occhio. Non avranno alcuna possibilità. Non sarai, troppo ottimista? Chi ci dice che la V sorvolerà proprio la centrale? Nessuno, certo. Ma non sarà un problema, vedrai. Ci sarà da saltare un bel po', ma non te ne pentirai. Ho pianificato tutto. Ricorda, Hellman mi serve vivo e illeso. Cerchiamo di non distruggere la V, ok? Lo so, ma gli conviene allacciare le cinture. Ho un'idea. E se funziona, l'atterraggio non sarà dei più morbidi. D'accordo. Andiamo. Ottimo. Sali, si gela. Di chi è la centrale? Governo o corporazioni? Che differenza fa? Chi credi che muova i fili del governo? Volevo solo sapere a chi stiamo per pestare i piedi. V, guardati attorno. È semplice. Tutto quello che vedi appartiene a una corporazione. Ti piace far incazzare i corporativi? Come ti è venuta questa idea? Aspetta, riformulo. Rogue, Nash, i Raffen... Occhio a ciò che dici, V. A te piace proprio far incazzare tutti? Beh, in tal caso è un bene che io sia dalla tua parte, no? Cambiamo completamente argomento. Qual è la cosa più strana che hai trasportato? Cos'è? Il momento delle domande? Forza, rispondi! Il viceministro delle finanze del Caucaso. Quello è portare, non contrabbandare. Era nel bagagliaio. Stecchito. Morto. Una lunga storia, forse un giorno te la racconto. Siamo quasi alla diga. Fermiamoci un attimo. Calibriamo la torretta su di te. Voglio che tu riesca a usare anche la mitragliatrice. Avremo più possibilità. Connettiti qui. Dobbiamo davvero sprecare tempo così? Eh sì. A meno che tu non ne abbia già usato uno senza supporto. In movimento. E sotto attacco da ogni direzione, riuscendo a colpire qualcosa. Ma non credo proprio sia il tuo caso. Quindi non discutere e connettiti. Come mi connetto? Link personale? Altrimenti come? Occhio al jack, a volte fa un po' gioco. Sono connessa. Un attimo, prima la diagnostica. Merda, continua a darmi errore. Strano. Cerco una soluzione. E ora, Panam, ti presento Johnny. Nel mezzo del fottuto nulla. Ben fatto, V. Ehi, credo che il tuo impianto abbia un virus, quello sulla nuca. Uh,
Ho un bioprocessore in testa che opera indipendentemente da me. Forse la tua diagnostica lo ha rilevato. Mm-hmm. Ok. Ma non ci saranno perdite di dati tramite il link personale. È sicuro. D'accordo, cerca di non rompere niente. Ok. Incrociamo le dita. Vedi quella pila di rifiuti? Spara una raffica breve. Io penso alle calibrazioni. Bene, prossimo bersaglio. Colpo singolo. Ok, un'altra volta. Raffica più lunga. Ottimo. Direi che ci siamo. Non è stato così difficile, no? La calibrazione va bene, ma dovresti aggiornare il tuo software. Scanner, controller, tutto di almeno 2 generazioni fa. Ho visto tecnologia migliore nel cesto delle offerte del mercatino di Kabuki, sai? Sì, ok, ma l'importante è che funzioni una. Allora, dov'è questa centrale? Lo vedrai tra un attimo. Conosco un punto, da lì avremo una buona visuale. Voglio solo controllare che l'aria sia sicura. Sabotare una centrale corporativa, assaltare un convoglio corporativo, rapire un corporativo. Ti piace la parola corporativo o vuoi dirmi qualcosa? Sai una cosa? Cominci ad assomigliare a me, di 50 anni fa. A parte il carisma è un cazzo impressionante. Forse andremo d'accordo dopo tutto. Ti ricordo che voglio Hellman per me, non per fottere l'Arasaka. Parliamo di vita o di morte, della mia vita o della mia morte. E io ti ricordo che è colpa dell'Arasaka e della loro tecnologia del cazzo se siamo qui. Chi se ne fotte del motivo? Il fine giustifica i mezzi e al momento il tuo fine è sopravvivere. Sembra tutto libero. La zona è deserta. Non vedo pattuglie. Quel bestione è l'unità di stoccaggio. E vedi le antenne? Ogni antenna capta le microonde dai satelliti in orbita, che poi vengono convertite in energia elettrica. Le antenne arrivano fino all'interstatale. Scateniamo una reazione a catena dall'unità di stoccaggio. E ogni antenna emetterà un intenso impulso EMP. E il nostro AV volerà dritto nella rete. Dobbiamo solo attivare l'impulso al momento giusto. Cominciamo. Arrivati alla centrale, sovraccarica i sistemi. Io creerò un bypass per il detonatore. Perché non iniziare dai trasformatori, scombinando i voltaggi? Dovrebbe accelerare il processo. Bella idea. È solo che... Sì, sì, lo so, i convertitori. Ma non saranno un problema. Alzerò tutto oltre il massimo consentito. Mi leggi nel pensiero. E ora che si fa? Ora aspettiamo. Dobbiamo coordinarci con il piano di volo della Terra. Bene. Bene, ci siamo. Hai mai fatto una cosa simile? Abbattere una V? Da sola? No. Perché me lo chiedi? Rogue aveva ragione. V. Ha detto che eri brava e aveva ragione. Sì, immagino di sì. Ma dobbiamo ancora prendere quella V. Quindi aspetterei prima di incensare la Santa Rogue. Sai cosa? Credo di averti capito. Oh, ma davvero? Scegli, chiudere la missione o dimostrare che Rogue sbagliava. Fanculo. Faccio entrambe le cose. Ok, arriveremo tra poco. Ripetiamo. Andiamo lì, fottiamo i sistemi e teliamo alla svelta.
Tieniti forte. Potremmo ballare un po'. Preparati. Ok, sono pronta. Pensaci in fretta prima che ti colpisca! Elimina quei droni, vedi! Cosa credi che faccia? Beh, fallo meglio! E beh, tutto qui? Se ci sbrighiamo. Spettacolo? E l'hai avuto? Cazzo, sì. Andiamocene da qui prima che accenda anche lui. Vi scappa prima che succeda qualcosa al cibo. Grazie per il consiglio. Stavo per organizzare un picnic, stendermi e prendere. Dico sul serio. Occhio, la prossima. Johnny. Johnny. Porca troia. Ok, sto bene, ma esci da quel cazzo di posto. Non un'esecuzione perfetta, ma comunque è andata. E il detonatore? Funziona? Sì, funziona. E non vedo sbalzi nella forza del segnale. Dobbiamo solo allontanarci per evitare che l'impulso colpisca anche noi. Quella collina, ci piazzeremo lì. Dovremmo avere una buona visuale sulle antenne. E poi aspetteremo. Ok. Tieni. Ho sempre sognato di spingere un grosso pulsante rosso. Quando lo attiviamo? Non ti preoccupare, lo tengo d'occhio. Tu aspetta il mio segnale e poi attiva l'impulso. Non se lo aspetteranno mai. A proposito. Stiamo per abbattere un mezzo della Kang Tao da milioni di euro dollari. Come ti fa sentire? Faccio saltare cose. Me l'ha ordinato il dottore. Ed è esattamente quello che voglio sentire. Stavo notando. Cosa? Il silenzio. Il ronzio della città, le voci della gente, gli odori. È tutto sparito. Soltanto il vento. Avevo dimenticato che esiste la quiete. A parte gli odori, forse. Hai presente i coyote? Difficile non notarli. Pensavo fosse il deodorante della tua Thornton. Fanculo. Meglio se ti concentri sulla V. Tieni gli occhi aperti. Eccolo! Arriva da Pacifica! D'accordo, preparati. Ancora un secondo. Un secondo. Ora! Boom! Ecco fatto. Merda, che succede? Che succede? Cazzo. Peccato! Panam!
non per molto. Dobbiamo seguirlo! Solo un attimo. Panam, che stai facendo? Così si fa! Sta perdendo quota! Quel bastardo è nostro! Andiamo! Colpito! Non riuscirà a restare in volo dopo una simile botta! A terra o si schianta? L'hai rilevato? Sì. AB non identificato. Perde quota. Mitch! Ci sei? Scorpion! Che diavolo fai? Finisco qui ai generatori. Seguili, arrivo tra poco. La batteria Mitch, dovrebbe Scorpion. Reggere. Qui Panam! Non avvicinatevi alla B! Ripeto, non avvicinatevi alla B! La sicurezza sta arrivando, però inizio alla festa senza. Era Kantao! Aspettami! Anzi, va via da lì! Probabilmente vogliono aiutare i sopravvissuti, senza sapere che sono corporativi. Non mi sai, sono l'impulso sta interferendo! Merda! Ho tre tracce sul radar. Droni? Sì, preparati. Cercherò di rallentarci! Non glielo permetteremo, dobbiamo raggiungere Mitch e Scorpio! Mettiti al drone. Scansioniamo l'area. Dobbiamo orientarci. Andiamo. Sei connessa al visore? Vi. Si hanno ucciso gli Aldecaldo. Si hanno ammazzato Mitch e Scorpio. Non posso... Lo so. Connessa. Ho il controllo. Piace. Il tuo clan? Aldecaldo. Sì. Sono morti. Tutti quanti. Vi, se...
droni da combattimento. Sistemi di difesa attivi. Non preoccuparti, non possiamo saperlo. Hanno fortificato la zona. Aspettano rinforzi. Merda. Mitch, è vivo! L'hanno preso! Droni da combattimento. Sistemi di difesa attivi. Hanno fortificato la zona. Aspettano rinforzi. Merda. V, qui si mette male. Hanno un lanciarazzi. Se ci avviciniamo troppo, ci fanno a pezzi. Possiamo eliminarlo? Forse. Ma prima dobbiamo arrivarci. Se non fosse stato per quei cazzo di glitch, li avrei avvertiti. È tutta colpa mia. Perché diavolo stavano seguendo la V? Idioti! Ascolta, abbiamo visto Mitch. Probabilmente hanno anche Scorpion. Li troveremo e li aiuteremo. Se sono ancora vivi. Lo sono! Andrà tutto bene. Attenta al lanciarazzi. Ci farà pezzi se ci avviciniamo. Ok, ecco il piano. Tu resti in auto. No, no, rallenta. Vengo con te. Sono i miei amici. Panam, odio contraddirti, ma sei ferita. Resta in auto. Io andrò a distruggere quel lanciarazzi. Io... D'accordo. Ma ho il fucile di Mitch. Cercherò di coprirti da qui. Buona idea. Procediamo. Assaggia questo piombo, merda. Via libera! Sto arrivando! Rilevato per cadere. Messaggio all'utente. Grazie, John. Apri il portello. Ti copro. Ora!
State indietro! Arretrate e gettate le armi, altrimenti sparo! Ripeto, gettate le armi adesso! Calmati! Possiamo risolverla senza ulteriori morti. Abbiamo chiamato rinforzi. Stronzate! Ultima chance. Non devi morire per forza ora. Parliamo. Perché dovrei credervi? Panam, sparagli! Stai zitto. Ascolta. Tu non c'entri. Lascialo andare e dimmi dov'è il tuo passeggero. Non so dove l'hanno portato. Col cazzo! Sta mentendo! Non lo sai o non vuoi dircelo? Fatemi riattivare le comunicazioni e chiederò all'unità. Panam! Ma solo se... Ti ricordi quel cazzo di vero? Cazzo! Panam! Oh, merda! Stai bene? Ha solo qualche graffio. Testa di cazzo! Ti hanno colpito? Aspetta, ti rappezzo. Non è niente. Andiamo. Non riuscivamo a ritirarci, Panam. Si sono riorganizzati in fretta, hanno iniziato a sparare razzi. Li ho persi tutti. Tutti quanti? E Scorpion è qui. Mitch! Mitch! Lui sta bene, Panam, vero? Panam, mi dispiace. Non ho fatto in tempo. No! No! Ne sei sicuro? No, lui... Scorpio e gli altri. Mi dispiace che non siamo arrivati in tempo. Erano brave persone, ottime persone. Non dovevano morire qui. Avrei dovuto fermarlo. Ci ho provato. Non avrebbe ascoltato neanche te. Non ascoltava mai nessuno. Brutto testone. Visto che eri nei paraggi, immagino che seguissi la V. La domanda è perché? Mi serve il tizio che era sulla V. Sai qualcosa? Hai visto qualcosa? L'hanno portato con loro, con le nostre auto. Dove? A ovest, una piccola unità, le guardie del passeggero. Cercano un modo per contattare la base. Quindi siete stati voi a colpirli con quelle MP? Sì, abbiamo cercato di avvertirvi, ma non c'era ricezione. Se vi hanno preso le auto, possiamo seguire le loro tracce. Devo inseguirli. Resta con Mitch, me la caverò. Vengo con te. Ho promesso di aiutarti. E poi, quei bastardi hanno ucciso Scorpion. Gliela farò pagare. Non discutere con lei, Vi. È inutile. Andate, io chiamo i ragazzi. Ce ne occupiamo noi. Ti lascio la mia auto, non si sa mai. Occhio alla torretta, tende a incepparsi. Useremo le moto. D'accordissimo. La Kang Tao ha perso i contatti con il suo hobby. Lo starà cercando. Meglio sbrigarsi. Ma Panam... Cosa? Tornerai a prenderla, vero? Promesso. Andiamocene, prima che mandino i soccorsi. Andiamo. Spero non siano troppo lontani. Vedremo. Le tracce iniziano qui. Le seguiremo. I nostri sono stati qui. Seguiamo le tracce e troviamoli. Diceva che avrei odiato Night City. Ti conosceva così bene? Forse meglio di quanto mi conosca. Dicevo che appena mi fossi stancata della città avremmo fatto scorta di scatoletti. Dito un paio di termos di caffè e whisky. Ci saremmo messi in viaggio per scappare via da tutto. Come in una vera avventura. Sì, ma lui non c'è più. Merda. Perché va tutto di merda, merda, merda? Ehi, lo so. Ma... sei ancora viva. Hai ancora diverse cose da fare. Vuoi giurarci? Io vedo solo cemento crepato. Pensavo di chiamare loro invece. Devono aver avuto una brutta sorpresa. Occhio! C'è un giacino dietro a casa! Oh!
Sparate! Abbiamo un cecchino! Questo è per i miei... gli amici stronzi! Uomo a terra, prendete la sua posizione! Neutralizzate il bersaglio! Non ce la fanno più! Riprendo lo scontro! Avranno portato Hellman con loro. Se riescono a riorganizzarsi e chiedere aiuto, siamo fottuti. Allora sbrighiamoci. Se troveremo altro qui. Andiamo. Qui non c'è nessuno. Meglio scoprire dove l'ha portato la Kang. Hanno lasciato qualcuno sulla pista. Il resto è con Hellman. Avrei fatto lo stesso. Cercheranno di chiamare rinforzi. Non li conviene attraversare il deserto senza copertura. Spero che Mitch abbia contattato gli Adekamp. Che cazzo di differenze. Lo raggiungeranno, tranquilla. Sai cosa? Cosa? Anna. Le tracce portano sulla collina a un vecchio distributore. Sarà lì che tengo l'uomo. Ok, ti copro. Non ce la faccio. Droni, pattuglie, si sono accampati per bene. Vedi, avranno chiuso Hellman da qualche parte. Lì, hai visto? In buone condizioni, non sembra del tutto abbandonato. Potrebbe... chiamato rinforzi. Lo scopriremo presto. Ho finito le munizioni! Ah!
secondo la dottrina cristiana tradizionale, brucerai all'inferno. Disarmato. Che diavolo ci fai qui? È il mio distributore. Mi chiamo Marty. Quei corporativi del cazzo sono arrivati. Hanno preso tutto. Mi hanno sbattuto qui e hanno chiuso la porta. Non sembri preoccupato. Non è la prima volta. Quando la polvere calerà, i problemi spariranno in qualche modo e io mi scrollerò tutto di dosso e tornerò al lavoro. Stavano con loro un uomo. Mi serve. Un civile, l'avrai sicuramente visto. Mm-hmm. Non sono cieco. Dove lo tengono? Nel vecchio garage. Probabilmente nella stanza di sopra. Grazie. Se fossi in te, resterei qui al sicuro. È quello che intendo fare. So dove tengono Hellman. Io vado lì. Ok. Ti copro. Ehi, calmo! Dobbiamo parlare! Chi? Yorinobu Arasaka? Volete portarmi indietro o... Lo scarafaggio non sa più dove scappare. Ha esaurito le alternative. Tappagli quella bocca. Non sei suo fan, eh? E neanche tu ti sei fatta un nuovo fan. Quel pezzo di merda non sa di chi avere più paura, di te o della Arasaka. Niente di personale. Se non sbaglio, dovevi avvertire Takemura dopo aver preso Hellman. Sì, tra un attimo lo chiamo.
nuovi episodi. Ma ricorda, hai in mano Hellman. È un'ottima carta. Giocatela bene. Takemura mi ha salvato la vita, ricordi? Perché era nel suo cazzo di interesse. Per lui sono affari. Non è tuo amico. Non creare problemi. Sì, problema. Takemura, buone notizie. Ho preso Hellman. Vivo? Che cosa ha detto? Vivo, vivo. Non è molto loquace. Gli parlerò al Sunset Motel. Ti raggiungerò. Tienilo lì fino al mio arrivo. D'accordo. A dopo. Meglio portarlo dove potete parlare con calma. Vero. Sembra che i tuoi nuovi Chumba siano qui. È lui? Sì, certo. Portalo fuori e buttalo sulla moto. Aspetta qui. È arrivata la cavalleria. Mitch ha chiamato alcuni al decalco. Tutto sgombro. Lungo la strada non abbiamo visto nessuno. Ma meglio non tardare. Che vuoi farne di lui? È una lunga storia. Non saprei neanche da dove iniziare. Un'altra volta, allora. So. Qui abbiamo finito. Tutto pulito. Mi dicono che Mitch è vivo grazie a te. Grazie a V e a Panam. Tutte e due mi hanno salvato il culo. Spero ne sia valsa la pena. Solo ho cercato di avvertire Scorpion, ma lui... Forse potrei esservi d'aiuto. Hai già aiutato abbastanza. Ho cercato di fermarlo! Certo, baldati pure, fanculo a tutti! Sei bravo a fottertene, eh? Senti, non è stata colpa di Panam. Attenta, di te non mi fido del tutto. E comunque, non ho puntato il dito contro nessuno. Sì, come no? Panam mi stava solo aiutando. È colpa mia se la V è precipitato. Se non fosse stato per me, Scorpion e i suoi non sarebbero andati a cercarlo. È la verità. Quando sei un Aldecaldo, sei sempre responsabile per te e i tuoi fratelli. Le circostanze non cambiano nulla. Forse Panam dovrebbe chiedersi se è ancora un Aldecaldo. Porca puttana! Ehi, non preoccuparti per Sol. Gli passerà. Non me ne frega niente. Però a lui frega di te, Panam. Non appena ha saputo cos'era successo, ci ha ordinato di seguirvi. Era preoccupato che potesse succederti Sol. Qualcosa. Ha ordinato di... Ascolta, forse al momento voi due non riuscite a capirvi, ma siete una famiglia e Sol farebbe di tutto per la famiglia. Il punto è se faccio ancora parte della famiglia. Lo sai che è così. Torna da noi. Capisco. Mi spiace che tu abbia dovuto assistere a questo spettacolo. Le cose qui non sono mai semplici. Ma me la caverò. E tu... Tu fai attenzione, va bene? Sol, Mitch, ti trattano davvero come una famiglia. Dagli una possibilità. Non è così semplice. Come in ogni famiglia. Stanno arrivando. Avete un minuto. Muoviamoci. Vado anch'io. Abbi cura della moto di Scorpion. È tua. Cos'è questo posto? Un motel, in mezzo al nulla. Quanto in mezzo? Non importa. Tanto non puoi scappare da qui. Perché siamo qui? Voglio parlare della tua invenzione. Il biochip che hai creato per l'Arasaka. D'accordo. Ma prima voglio chiarire una cosa. Non ti manda Yorinobu Arasaka? No. Ciò significa che devi avere un'offerta per me.
Se il tuo boss paga più della Kang Tao, direi che possiamo discutere. Mi hai frainteso. Non c'è nessuna offerta. Che cosa vuoi? La tua tecnologia mi sta uccidendo. Dubito che tu l'abbia pubblicizzata così. Se vuoi aprire un reclamo, mi servono più dettagli. Ho il costrutto di Johnny Silverhand conficcato in testa. E non lo voglio. Silverhand? Costrutto? È impossibile! Dove hai preso questo biochip? L'ho rubato a Yorinobu Arasaka. Era per un cliente, ma il cliente non mi ha mai e pagato. Tu hai deciso che il posto migliore per tenerlo era nella tua cazzo di testa! In realtà non è stata una cattiva idea. Il costrutto mi ha riavviata quando mi sono presa un proiettile in testa. Sapevo che il piano di Yorinobu sarebbe fallito, ma non credevo che sarebbe andata così. La preziosa tecnologia dell'Arasaka a spasso per le strade. Devi rimuovere il biochip dai miei sistemi. Non è così semplice. Ascolta, l'hai creato tu, no? E allora dov'è il problema? Se stai dicendo la verità, ti sei infilata una versione sperimentale del biochip. So che non posso togliermelo. Il mio bisturi l'hai mostrato a un cazzo di dottore di strada! Chi altro lo sa? Mi serviva aiuto. O credi che abbattere una V della Kang Tao sia stata la prima cosa che mi è venuta in mente? In cosa differisce la versione prototipo? Ha un engramma diverso? Qualcosa di più... cosciente? Aggressivo? È il biochip a essere unico. Non l'engramma di Silverhand. La versione precedente del chip veniva usata solo per comunicare con engrammi presalvati. Era fottutamente rara e costava una fortuna, lo so. Questa è più rara! Serviva a installare e attivare l'engramma in un nuovo corpo! Quando ho lasciato l'Arasaka, il progetto era ancora in fase di test. Come doveva funzionare esattamente questa nuova versione? Pensavate di cacciare l'engramma delle persone fuori dal loro corpo? È una cosa voluta? Durante i test, pensavamo che il corpo sarebbe stato neuralmente indifferente all'installazione. Vuoi dire morto? Sì, il che rende la tua situazione molto interessante. Quanto potrebbe costare l'immortalità? Chi potrebbe permettersi questa tecnologia? Nessuno. Il modello non doveva andare sul mercato. Il prototipo è stato un ordine diretto di Saburo Arasaka. Ha supervisionato personalmente l'intero progetto. Quindi se non fosse per Yorinobu, nessuno l'avrebbe scoperto. E se non fosse per te, il progetto non sarebbe stato un successo. È una scoperta incredibile. Oh, ma che fortuna! Ho la versione più incredibile di tutte. Quindi mi aiuterai? Niente male. Dovrei vederla prima. Ok. Incredibile. Sembra che... incredibile. Un corporativo ci sta aiutando. Notevole, eh? È un peccato che io non possa esaminarlo a fondo. Sì, un vero peccato. Saresti potuta essere la sua cavia. Dimmi come liberarmene. Temo di avere cattive notizie. La tua rete neurale si è completamente deteriorata. Non può più funzionare indipendentemente dal chip. L'unica cosa che posso fare... Oh, finalmente si tratta! ...è darti il contatto di una buona clinica in Svezia. Loro ti aiuteranno nella fase terminale, alleviando il dolore. Aspetta, hai detto che il progetto era in fase di test. Non puoi sapere come finirà. Oh, invece sì. Ho appena visto il costrutto divorare il tuo cervello. È programmato per assimilare il nuovo ambiente. A tutti i costi. Il tuo piccolo cervello di carne non può nulla contro di lui. Quindi qualunque cosa io faccia, prima o poi l'engramma vincerà. Sì. E da ciò che ho sentito su Silverhand, mi sembra esattamente il suo stile. Ah, la mia reputazione è cresciuta ed è diventata leggenda nell'Arasaka. Cosa sta succedendo esattamente nella mia testa? Dimmelo tu.
cosa si prova ad avere due personalità? Perché è diverso dal sentire delle voci. Sei te stessa e Silverhand allo stesso tempo. Posso vederlo e parlargli. In realtà non gli parli, ma capisco che cosa vuoi dire. Hai notato qualche influenza del costrutto nelle decisioni che prendi? Uff, dacci un taglio. Per quanto riguarda le mie decisioni, Johnny è solo una voce nella mia testa. Può anche avere un'opinione diversa, ma non può costringermi a fare Concordo al 100%. Sei una padrona di casa da... Non è come vincere una discussione. L'equilibrio si sposta. Lento, ma inesorabile. Che vuoi dire? Inizierai a fare cose che un tempo credevi impensabili. Almeno per il tuo vecchio io. E sai bene di chi stiamo parlando. Di un fanatico. Un terrorista. Un pazzo suicida. Ma cazzo, e poi quello che cerca di manipolarti. Per questo ritengo che faresti meglio a considerare l'isolamento clinico in questa fase. Perlomeno Johnny non si è mai venduto come te. Lo stai difendendo? Oppure è Johnny a parlare? Oh, lasciami indovinare. Ha già cercato di prendere il controllo del tuo corpo. Sai, solo per un attimo. No. Sicura? Sarebbe divertente. Johnny! Scherzo, ma fa attenzione, il corporativo vuole entrarti nella testa. Sai che ti dico? Ora basta. Cerchi di guadagnare tempo. Perché l'ho notato. Stai cercando di convincermi che sei inutile. In questo caso posso sempre spararti in testa e risparmiare tempo. Oh, finalmente. Proverò ad aiutarti. Sì. Verrai con me alla Kang Tao. Proverò, non basta. In effetti sembra quasi che tu voglia guadagnarti il favore dei cinesi. A mie spese. Ti rendi conto di quanti dati hai nella testa? Anche se non potessi aiutarti, quei dati devono essere salvati. Che mi venga un colpo. Questo povero coglione ha appena ammesso che hai ragione. Al diavolo la Kang Tao. Hai qualche altra idea? Se credi che qualcun altro riesca ad aiutarti, posso darti i progetti. Tutta la documentazione completa. La Kang Tao mi aveva offerto una bella cifra. Li hai qui con te? Certo, questo idiota è inutile senza progetti. Di Takemura. Che diavolo ci fa lui qui? Ha alcune domande per te. Se farai il bravo, potrebbe persino salvarti il culo. Ho quasi finito. I progetti. Meglio di niente. Dobbiamo solo trovare qualcuno che capisca questa tecnorobaccia. Che cosa gli farai? Non ho ancora deciso. Dici sul serio? Mi conosci, so essere impulsivo. È tutto tuo. Vi lascio un po' di privacy. Spero che potremo giungere ad un accordo. È sicuramente nel tuo interesse. Di, non lo dimenticherò. Ah, che caldo. Ho la gola completamente secca. Ah, Vi non ti ha nemmeno offerto un bicchiere d'acqua. Inaccettabile, disumano. Ma non ti preoccupare, io sono diverso. Ne avrai assecchiate. No, non serve. Hai visto? Cristo santo, guarda qua. Figli di puttana. E tu sei davvero paranoico. Ma non lo vedi? Come le corporazioni stanno distruggendo il nostro mondo pezzo dopo pezzo. Non puoi fare finta di niente.
Devo andare. Stammi bene, bello.